Stavo dicendo, ecco qua il tratto pericoloso. La frana praticamente è larga 30 metri più o meno ed è alta 15 metri, quindi non è uno scherzo ripristinare questo sentiero. Chi vuole ripristinare il sentiero gliela fa, ecco qua. Un breve tratto, poi qui c'è. Vedete qui sopra c'è una rete, non si può allargare verso su perché ci sta una proprietà e qui sotto c'è subito la frana. Passare da qui è molto pericoloso. Io mi aggrappo ai rami, un po' alla rete per passare, giusto per farvi vedere. Abbiamo messo queste strisciate stamattina, l'unica mancanza, in modo che nessuno. Spero che nessuno viene più a passare. Eccolo qua. Questo è il tratto. Non è un intervento semplice. È facile, come qualcuno vuole far credere. Sopra c'è la proprietà privata. E questa è quella frana. Non c'è spazio per fare un sentiero. Questo è giusto questo che volevo mettere in evidenza. Spazi zero. E la frana è giù. La frana è giù. Frana che continua, non è che è solo questa, continua sia più avanti e sia più indietro, come si vede là. Un costone che sta venendo tutto giù. Anche la postazione della mitragliatrice sta venendo giù, dove la postazione della mitragliatrice della seconda guerra mondiale. Andiamo a vedere poi come continua. Abbiamo messo le strisciate, passiamo da sotto, questo l'abbiamo chiuso in modo che da qua camminabile e abbiamo messo delle strisciate in modo che qualcuno. Chi vuole passare per dire che il sentiero è pericoloso, ecco, un'altra strisciata l'abbiamo messa qua, in modo che non si fa cammino inutile. Ecco. Abbiamo messo qua